iscritti, anzi possiamo dire 6.000, 7.000, 8.000, facciamo un bel pacchetto tutto unito. Ma vi voglio dire una cosa, tutto questo accade perché ci siete voi. Voi che mi supportate ogni giorno lasciando un like, commenti positivi e continuando ad iscrivervi. Comunque io non voglio fare quei discorsi proprio poetici perché non sono brava alla fine, però voi lo sapete, voglio bene, vi ringrazio ancora tantissimo e oggi sono tornata con un nuovo video, la collezione dei miei slime, che ora mi sono questa mascherina così mi vedete bene in faccia. Sono tornata, sempre in tema carnevale io. Feci le votazioni e parecchi di voi avete messo gli slime, quindi ecco qua, la mia collezione di slime. Non pensate siano solo questi, no, perché qua c'è una bellissima scatola al mio lato, molto grande e piena di slime. Quindi direi di iniziare e non perdere altro tempo. Iniziamo da uno slime molto bello che mi ricorda la mia infanzia, perché questo qua lo comprai, ne avevo altri tipo 5 perché gli altri ormai se ne sono andati. Lo comprai quando avevo 4 anni perché ogni volta che scendevo volevo questo slime. Uno slime di Scooby-Doo dove all'interno usciva il personaggio di Scooby-Doo. E praticamente era uno degli slime appiccicosi, poi ci ho messo un po' di acido borico e è diventato migliore. Così sembra un coso brutto, mentre no, è elastico ed è lo duro. Bellissimo. Poi non fa tanto rumore, però è morbidissimo. Perché questo era uno di quei slime tipo slimosi, non quelli così. Ah, lo adoro. Vabbè, non mi posso applicare troppo su ogni slime, sennò il video durerà un'ora. Quindi, a man mano li metto di qua. Faccio sempre così più carino. Poi abbiamo questo qua che è molto recente, lo Skittle Crunchy Slime alla prugna, che penso si dovrebbe essere mantenuto. Fatemi, cosa è successo a questo povero slime? Si dovrebbe essere mantenuto. Perché accade così? Si dovrebbe essere mantenuto bene. Un poco. Vabbè, sì, diciamo che rispetto agli altri slime che fra poco vi farò vedere, è molto meglio. Comunque vabbè, ve lo faccio vedere un poco, però non è molto morbido. Allora, perché gli slime della Skittle appena li comprate sono la cosa più bella e immaginabile del mondo, però dopo un po' purtroppo diventano un po'. Qui non abbiamo proprio uno slime, abbiamo quella pasta modellabile che non mi caccio neanche la prima perché già la conoscete. Non è proprio uno slime, quella pasta modellabile con le palline dentro ed è... Cioè, vedete i rumori? L'adoro, perché se no ci metterei comunque un'eternità solo a cacciarla. Poi abbiamo, wow, gli inizi degli inizi, lo Skittle Gummy Slime nuovissimo. Aiutatemi, che cosa ti è successo? Se vorrei sapere io, ma una piccola spiegazione, non chiedo tanto. Comunque, sì, io con questo slime dovrei giocare. Penso che ho fatto questo video soprattutto perché parecchi slime tipo questi, mi dispiace, ma li dovrò buttare. Mi dispiace tanto anche a me, però mi sa che è inutile avere uno slime come questo nel mobile. Non ci posso fare niente. Quindi non mi resta che pensare che anche tutti questi altri due slime siano così. Speriamo di no. Sì, ragazzi, si vede già della fuga. No, aspetta, forse questo. No, mi dispiace ragazzi, sono tristissima, non sono apribili, non si può fare niente, no, non te la posso credere, no, non ce la posso fare, no, pure tu, dai, mio piccolo argentino, no, argentino nel senso che è argento, non si allungano più, sono una bimba triste, amici, è stata una bellissima avventura, ma mi sa che dopo... Ve ne andate in un bel luogo, bellissimo, è tipo un cestino. Allora, andiamo avanti. Ora passiamo a questo che è il Fluffy Bits. Ok, questo forse si è mantenuto mai. Avete notato la mia lampada nuova che ho comprato da casa nuova? Cioè, praticamente fa questo fumo bellissimo profumato e sotto cambia colori, penso che la vedete, no? Che sta vicino a me. Allora, ora passiamo al nostro slime. Sistemiamo un pochino le cose qua perché è un po' troppo... Che dà fastidio. Ok, passiamo a quest'altro. Guardiamo se fa qualche rumorino, dai, che ci può interessare. Andiamo a vedere lo slime. Dai, sì, si può fare, guardate. Allora, per ora, ma non l'abbiamo ancora cacciato, quindi... Ok, infatti non l'abbiamo ancora cacciato.
Non l'abbiamo ancora cacciato e penso che... Guardate, avvicinatemi un poco, cioè, rendetevi conto, cioè... Secondo me però potrei provare, casomai dopo ci provo, vi farò vedere in qualche altro video cosa è successo, a mettere un po' di acido borico, perché la parte con le palline sopra non dà fastidio, però sotto un po' di fastidio lo dà. Ora mi vorrei togliere questa roba blu dalle mani, ma non ci riuscirò mai, perché tanto già lo so. Mi pulisco un po' le mani perché ho già previsto tutto. Sono un po' più preparata, dai, sono arrivata a 8.000 iscritti, posso essere un po' più preparata. Ma penso che le forbici in tutti i video mi mancheranno sempre. Poi abbiamo, troppo qua mi sono preparata per il cucchiaino, perché questo qua ha già un sacco... Perché è bianco? Perché lo slime è diventato bianco? No, io lo vorrei sapere. Proviamola da... Cioè, è proprio... Va bene, tu sei diventata proprio una cosa liquida, vero? Guarda, è diventato bianco lo slime. Guardate, non è più verde, è bianco. Dai, che forse no, perché se faccio così non si appiccica. Però se lo vado, vabbè, questo qua forse si può aggiustare come gli altri. Infatti dopo proverò a mettere acido borico proprio a go go. Vuol dire, cioè, così. Allora, questo è uno dei miei piccoli aborti iniziali. Qua non sapevo fare il slime. Infatti mettevo pochissima colla. Poi ho capito che la colla era necessaria. E lo feci con il Dixon. Quindi non posso dire che sia uno slime bello, perché non avevo neanche l'acido borico. Vabbè, non mi giudicate. Qua non avevo acido borico, non avevo colla, non avevo niente. Quindi... Ora passiamo al nostro bel scatolone, il nostro bellissimo scatolone di San Valentino, pieno di altri slime da vedere. Oh, mamma mia, qua quanti ne ho? Io non mi ricordavo di questi slime. Facciamo una alla volta. Abbiamo questo qui che non mi ho mai fatto vedere, che aveva un delfino che non so che fine ha fatto, ma va bene. Dovrebbe avere praticamente un delfino, una squala, una tartaruga, però l'ho tolto l'altro giorno, quindi non so dov'è. Dovrebbe essere pure che fa tipo gli ologrammi. Sì, guardate, quell'ologramma che non avevo mai notato come cosa. Quindi se faccio, che bello. Vabbè, me ne cazzo solo un poco, perché sennò qua ci vuole un'eternità. Comunque questo qua l'ho preso da poco ed è, vedete pure i rumori. È molto bello. Scusate, non vi faccio vedere bene uno a uno, però sapete quanti slime ho, avete visti. Quindi... Poi abbiamo questo qua di Tiger. Che ti è successo te? Ah no, pensavo che si era sciolto. Ho detto no. Sì. No. Pure tu no, ti prego. Pure tu no. Questo sarebbe qui slime di Tiger acquosi, che fra poco diventano acqua. Ecco qua. Questo è il nostro slime di Tiger, che è quello non fa rumori. Quello molto gelatinoso, che però non lo so perché si è diventato un po' appiccicoso, Ti rimetto nel barattolino che sei più carino. No, Tiger, ma mi fai anche tu questo? Pensavo che almeno i tuoi slime non si sciogliessero così e ci abbandonassero. Poi passiamo avanti. Questi due, c'erano due, aspettate. Eccoli qua. C'era anche la camicia. Ecco qua, sono di Sonic Boom, e l'avevo presa in un distributore, quindi guardiamo come sono diventati. Vabbè, faccio solo uno, non sono uguali. Ok, questi qua si dovrebbero essere mantenuti bene. Sì, tutto normale, tutto nella norma. Questi qua non erano già tanto elastici, quindi... Non si sono né seccati né sciolti, sono perfetti. E sono ancora molto morbidi. Devo dire che questi qua mi sono piaciuti davvero molto. Anche molto piccolini, ma carini. Poi abbiamo questo. Allora, questo, ragazzi, non ve lo voglio far vedere perché secondo me... Ecco. Questo qua era quello là tipo... Forse non si vedrà, però è diventato acqua praticamente. Quindi non ve lo posso cacciare. È diventato un liquido azzurro. E quindi, cioè, almeno l'ultima volta era così. Poi, ora non mi ricordo se era questo. Poi,
Un altro slime di Tiger, questi qua però già ve li feci vedere in un video di Tokyo di Tiger, ed è sempre la stessa consistenza dell'altro, quindi non li perdo tanto. Dentro c'è lo scheletrino. Poi, quest'altro slime, tutti slime di Tiger, questo è un altro slime di Tiger che pure comprai da poco. E questo qua devo dire che è molto più morbido anche degli altri. Non so che cosa. Ora lo rimettiamo nel nostro pianeta e lo richiudiamo e lo mettiamo qua, bello bello in esposizione. Poi abbiamo, questo qua, finalmente uno slime creato da me, che non ho ancora controllato come sta. Speriamo bene, ragazzi. Sono molto paurosa. No, già qua. Tutto normale. Vediamo un poco. Pensavo che io sapessi fare degli slime. Lo devo dire veramente. Cioè, uno che è enorme, non me lo ricordavo così grande. Poi, adesso non mi devo perdere troppo tempo negli slime belli. Però, ok, forse una piccola con un piccolo difetto c'è. Questo. Mi sa che non posso toccare gli altri slime, quindi ci vediamo fra poco. Le tolte. Ora, chiudiamo questo slime. Ok, mi sono ricordata anche una cosa. Io ho anche questi qua, gli Animal Crystal Mud, però visto che ne sono troppi e già ho poco tempo, diciamo che andatevi a vedere il video sul mio canale YouTube, si chiama Animal Crystal Slime, Animal Crystal Mud, slime fantastici, stupendi, al momento non mi ricordo bene, comunque andatelo a vedere. Poi ho quest'altro slime di Tiger ancora bicolor, però questo non ve l'ho fatto vedere. Vedete, all'interno puoi scegliere due colori. Io ho preso quello azzurro e il rosa, in modo che quando vado a mischiare dopo un po' diventerà viola, che pure... Oh, mi sente! Poi, chiudici. Perché non ti chiudi? Perché non mi vuoi bene? Perfetto. Poi, mettiamo un po' delle paste. Qua abbiamo la pasta squishy magica Crystal Gems, che sì, si è mantenuta bene. Confermo. Guardate, si è mantenuta bene, troppo bella. Poi abbiamo anche quella uguale a questa, però della Skiffidol. E guardiamo un po' come si è mantenuta. La pasta è geniale, cambia colore. Questa è un pochino più duretta, però comunque le paste non devono essere morbide. Sì, va bene, si è mantenuta bene, vedete? Dai, per fortuna le paste sono l'unica cosa che tutti quanti sanno fare, perché alla fine già è un po' duretta, quindi rimane duretta com'è. E il problema non c'è. Poi abbiamo queste due sempre della Skiffidol che... Mi sa... Ah, come vi odio queste. Ok, rompi. Ma è... che schifezza però, dai. E guardate, è diventata una pietra, non si muove. Ed è lucido, cioè. C'è dell'acqua sopra, non... Mamma mia. Come sono triste, è come se succedesse qualcosa di brutto nella mia vita, vedere degli slime morire. Quindi anche questo, ragazzi, è inutile. Il mondo è crudele. Poi abbiamo così i Velmetus Macaro Slime, che mi sembra che uno si l'ha mantenuto bene e un altro no, proprio non so come, però è così. Allora, guardiamo un poco l'azzurro. Guardate, sembra essersi mantenuto bene pure sul fatto di fare rumori. Mentre se io vado a cacciare il verde, succede una cosa un po' bruttina, perché guardate qua, si è fatto come quell'altro, questo qua, duro, cioè molto un po' morbido ovviamente, però comunque è non è allungabile, molto top, che poi non capisco perché l'azzurro, poi l'ho copato insieme perché sono nella stessa scatola, l'azzurro è vivo e il verde no. Poi abbiamo degli slime fatti da me che erano come il primo, quello minuscolo. Quindi abbiamo questo qui giallo. Mamma mia, queste scatole proprio...
questo giallo. Oh, è morbidissimo. Cosa? È morbidissimo, almeno la scatola così. Si spezza un poco, ma ve lo giuro, è morbidissimo. Capo dei numerini! Dai, questo qua era uno dei miei secondi slime, dove già avevo messo più colla. E infatti è già più morbido. Poi, guardiamo gli altri, se sono come questo, speriamo. Ah, questo qua lo facemmo insieme a voi. Era il sand slime, quindi lo slime con la sabbia, che è morto. Il nostro slime di sabbia, com'è bello, è diventato proprio un bel pezzo di sabbia. Dai ragazzi, sto migliorando a fare gli slime, perché questo qua grande con le cose è venuto bene. Poi cacciamo gli ultimi slime e finalmente abbiamo finito. Abbiamo questo qua dell'estate, che è quello che vomitava lo slime, se vi ricordate, guardate. E i vomiti, perché non vomiti? Ecco qua, ed era lo slime che vomitava e lo slime... È intatto, dai, devo dirlo. Mangiati lo slime, risucchiati il tuo bel vomitillo. Ok, si è risucchiato il suo bellissimo vomitillo. E ce lo rimettiamo a posto qua, giusto per farvelo vedere un poco. Poi abbiamo questi tre. Ok, questo è proprio vuoto, si è disintegrato, non si sa perché. Poi abbiamo questo qua. Aiuto, non è vero, cioè, aspetta, cioè, è diventata acqua, che mo, dire, cioè, ecco qua, se esce, magari questo è il nostro risultato, questa acquetta trasparente con del giallo così messo a caso, e che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi, arriviamo ai 9.000 iscritti, anche se siamo appena arrivati ai 8.000 iscritti, e un bacione a tutti, vi ringrazio ancora tantissimo, e al prossimo video, ciao! Ma tu cosa sei diventato, vorrei sapere, cioè?